Sì, sì, ho provato un po' a scappare, ma alla fine mi hai beccato, dai. No, dai, a parte gli scherzi, sono felicissimo, chiaramente, stasera. Ci tenevo tantissimo a prendere una medaglia nel Delfino, perché comunque sapevo che era un'occasione importante. Sapevo di potermi a giocare, sapevo che Honda era forse il favorito, quindi ho provato a stare con lui fino alla fine. Poi gli ultimi 15 metri ne ha avuto un po' di più lui, ma insomma, non posso veramente che essere contento. Ho fatto il mio migliore, ho preso una medaglia, piena medaglia in vasca lunga, quindi veramente contentissimo. Anni che ho questa voglia di vincere i 50, che sempre per qualche centesimo mi manca, alla fine diventerò miliardario con questi centesimi per strada, no? Però sono contentissimo, ho fatto una delle gare più belle di sempre per me in questo 50. Tornare a pari mio 26-3 è quello che sia qualcosa di veramente importante, mi dà molta fiducia su quello che ho fatto. Ho fatto tanti errori prima della partenza, che non ho preso un'ottima partenza, così è arrivato anche un arrivo non perfetto. Però 50 è così, non esiste mai la gara perfetta, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. Per me questa è stata un'ottima gara, un po' di amaro non lo nego, ma speriamo di tornare a sognare un anche in questa gara. La corsia laterale ormai è un must in queste gare, e delle volte non la cerco ma viene naturale. A lei che cerca me. Peccato, perché ero così vicino al secondo posto, poi non cambia tanto, diciamo, secondo, terzo, però avevo visto che stava chiudendo forte, io ero un po' morto, diciamo, in fondo ho fatto molta fatica all'ultimo 100 e non guardo neanche più tanto alle medaglie. Sì, medaglie no, possono venire, possono andare, però sono alla ricerca di emozioni vere, e quando faccio gare del genere mi emoziono sempre come se fosse la prima volta. Posso arrivare primo, secondo, terzo, una volta ci sarei rimasto peggio, adesso invece voglio provare quella sensazione perché mi sento veramente vivo. In palio c'è molto di più, quindi mi scatta qualcosa dentro che è bellissimo e che cerco sempre di trovare gara dopo gara, non sempre viene, però è quello che cercavo oggi, una bella sensazione, una bella emozione, qualcosa che tutte le volte che insomma viene così sembra la prima volta. Ho cercato di essere convinta come ieri, infatti il secondo tuffo è venuto molto meglio, il primo un po' mi dispiace, comunque ho fatto una gara abbastanza regolare.